Un'altra giovane vittima di un incidente sul lavoro, un 18enne, Pierpaolo Bodini, è morto nel crollo di un macchinario che lo ha travolto mentre stava effettuando la manutenzione del mezzo all'interno di una cascina a Brembio, nell'Odigiano. All'incidente ha assistito un collega di 20 anni che ha accusato un malore. La vittima sarebbe rimasta schiacciata dalla caduta di una pesante componente di una macchina agricola. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il ragazzo era già deceduto. Omicidio colposo, questa è l'ipotesi di reato per cui la procura di Latina, guidata da Giuseppe De Falco, ha iscritto nel registro degli indagati Antonello Lovato, il titolare dell'azienda dove lavorava Satnam Singh, il 31enne indiano che mercoledì è morto all'ospedale San Camillo di Roma. Era stato abbandonato in fin di vita in strada, vicino a casa, con il braccio amputato e le gambe lacerate da un macchinario. Avevo avvisato il lavoratore di non avvicinarsi al mezzo, ma lui ha fatto di testa sua una leggerezza, purtroppo, ha dichiarato il padre dell'indagato ai giornalisti. Dopo il caso, i ministri del lavoro e dell'agricoltura, Calderone e Lollobrigida, hanno convocato i sindacati di settore per venerdì. Un incendio boschivo si è sviluppato dal primo pomeriggio di ieri ed è in fase di spegnimento sulla collina dei Camaldoli, a ridosso dei quartieri napoletani del Vomero e di Soccavo. Le fiamme sono visibili anche da diversi chilometri di distanza, in azione squadre di vigili del fuoco, anche con mezzi aerei. Non si esclude la natura dolosa delle fiamme, indagini in corso. Intanto piove cenere su diversi quartieri della città, mentre il cielo appare ingrigito dal fumo. Seconda prova di maturità oggi, Platone a classico con un testo tratto dall'opera Minosseo della legge e matematica allo scientifico. 6 ore di tempo per risolvere 2 problemi e 8 quesiti con una serie di prove di geometria, equazioni e funzioni. Per tutti i candidati di tutti gli indirizzi la seconda prova dell'esame di Stato vale 20 punti, così come la prima prova d'italiano che si è svolta ieri e colloquio orale. La guerra in Medio Oriente, il Wall Street Journal scrive che solo 50 ostaggi sono ancora in vita, 66 sarebbero morti. L'esercito israeliano annuncia che uno dei comandanti della squadra d'élite Nukba di Hamas, che ha attaccato Israele il 7 ottobre, è stato ucciso in un raid aereo a Beit Hanun, nel nord di Gaza. Cresce il timore di uno scontro totale imminente tra Israele e gli Hezbollah libanesi. I volti, gli occhi dei rifugiati ci chiedono di non girarci dall'altra parte, di non rinnegare l'umanità che ci accomuna, di fare nostre le loro storie e di non dimenticare i loro drammi, lo dice Papa Francesco su X in occasione della giornata mondiale del rifugiato. Sono circa 120 milioni le persone in fuga da guerre, persecuzioni e violenza a livello globale, almeno una persona ogni 73, ed è salito a oltre 43 milioni il numero dei rifugiati secondo i dati UNHCR. Italia maglia nera OCSE per i figli. Secondo quanto si legge nel rapporto dell'OCSE pubblicato oggi a Parigi, il tasso di fecondità totale più basso si registra proprio in Italia e in Spagna, con 1,2 figli per donna, e più in particolare in Corea, con un tasso stimato di 0,7 figli per donna, dati che si riferiscono al 2023. La diminuzione è andata di pari passo con l'aumento dell'età in cui le madri hanno il primo figlio, cifra che è cresciuta da 26,5 anni nel 2000 in media OCSE a 29,5 nel 2022. Nasce Danone Duo, la prima linea di yogurt firmata Danone. Sugli scaffali dei supermercati già dal mese di maggio, il nuovo prodotto è stato presentato nel corso di un evento a Milano. Lucia Chevallard, direttrice marketing di Danone Italia. In un contesto di calo generale dei consumi, Danone, come leader della categoria, continua a credere nel valore dell'innovazione. Infatti Danone Duo è il primo capitolo di questa innovazione sotto il nostro brand Danone, con il quale vogliamo continuare a investire nella crescita di questa categoria, che l'anno scorso nel 2023 ha visto una crescita di oltre un più 12%, ed affiancare a questo processo di innovazione anche un progetto di categoria insieme a uno dei nostri partner più conosciuti nel mondo delle ricerche di mercato, proprio per sostenere e sviluppare questa crescita. Si apre quindi un nuovo capitolo per Danone, con la combinazione di yogurt bianco e 6 ingredienti a contrasto. Sono chiave la semplicità e il gusto. Andiamo a combinare a una massa di yogurt. In casa Danone abbiamo oltre 100 anni di esperienza nella fermentazione e nella creazione di yogurt straordinari, con 6 diversi ingredienti a contrasto, quindi dalle scaglie del cioccolato, ai croccantini o ai grandi trend del mercato che sono le praline di cocco e di caramello salato. Ai consumatori piace Danone Duo perché è proprio una coccola semplice che offre tantissima varietà di gusti, di ingredienti e che ha un prezzo accessibile che lo rende veramente adatto a tutti.
In cantiere per Danone e i suoi marchi anche altre novità. Come leader di categoria vogliamo continuare a investire nell'innovazione sia attraverso i nostri brand già presenti da anni nel mercato italiano, Activia, Actimel, Alpro, Hypro, sia sostenendo la crescita e lo sviluppo di questo Danone brand con il quale vediamo questo primo capitolo di Danone Duo, ma stiamo preparando delle novità che arriveranno tra pochi mesi nel mercato. Bentrovati in aggiornamento con le previsioni per la giornata di venerdì, che vedrà sempre la risalita di aria bollente dal Nord Africa verso il centro-sud Italia, Balcani e Grecia. Qui le temperature toccheranno anche i 40 o più gradi, mentre l'Italia settentrionale sarà lambita da questa zona di bassa pressione oltre Alpe, con aria più fresca in quota che innescherà dei temporali localmente anche violenti. Andiamo al dettaglio, possiamo notare il passaggio di variabilità sull'Italia settentrionale, al centro-sud invece tempo ben più soleggiato. La mappa in sintesi delle precipitazioni ci conferma questi forti temporali attesi in giornata da prima al nord-ovest, ma poi verso la serata anche parte del nord-est. Andiamo al dettaglio e quindi il rischio per dei temporali localmente forti su parte del nord, parliamo soprattutto delle zone a nord del Po, il centro-sud invece sempre con l'alta pressione africana e le temperature bollenti fino a 40 gradi o quasi. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app di Trebimeteo.